tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi siamo tornati su Rules of Survival perché ci ha stupito a tutti di nuovo la NetEase, ragazzi, la casa produttrice del gioco appena citato. Eravamo convinti che con il mega aggiornamento che ci ha rilasciato qualche giorno fa non sarebbe arrivato nulla questa settimana. Invece ragazzi, 13 febbraio, confermato ufficialmente il nuovo ennesimo spettacolare aggiornamento che introduce un bel po' di cose, non dico tanto nuove quanto migliorate a livello generale del gioco. Andiamo subito ragazzi ad addentrarci a salmoni norvegesi dentro il vero e proprio aggiornamento. Nella Fearless Fjord Mode, quindi nella mappa nuova, ragazzi, avremo da adesso due aerei cargo che porteranno rispettivamente 150 giocatori. L'uno, lo sapete, la mappa nuova è da 300 giocatori e i due aerei ovviamente viaggeranno in senso contrario. Vedremo un pochettino il perché di questa decisione. Da adesso, dal 13 febbraio ragazzi, potremo trovare la AUG il fucilozzo solo ed esclusivamente negli airdrop. Per quanto riguarda ragazzi invece, se ci fosse qualcuno di voi che giocasse nei server nordamericani, da adesso, 13 febbraio ovviamente, ci sarà la possibilità di guardare dei video promozionali inseriti all'interno del gioco che praticamente daranno la possibilità di ricevere dell'oro extra e di velocizzare il countdown che serve per sbloccare i free box, un po' come in WoW Den, diciamo che ti scalava di un'ora il tempo che serviva per aprire il baulozzo. Hanno aggiunto ragazzi una nuova chat nazionale, quindi una cosa proprio separata rispetto a quella globale che già conosciamo. Probabilmente la troveremo nella pagina principale, dove tutti i giocatori della stessa nazione ovviamente potranno parlare la propria lingua e intendersi un pochettino meglio. Hanno aggiunto ragazzi l'opzione che permette di attivare o disattivare l'avviso della vibrazione in caso di abbinamento riuscito, quindi quando riusciamo a trovare una squadra, chi gioca dal telefono vibra, possiamo anche togliere questa cosa per chi desse fastidio. Hanno tra l'altro portato a termine l'evento relativo al vestito da sposa, quella tipa lì fighissima con la katana in mano, peccato, finisce qua, non sarà più possibile ottenerla. Per quanto riguarda invece ragazzi l'esperienza generale, ci dice direttamente il team di sviluppo della NetEase che hanno avuto un sacco di richieste da parte dei giocatori che chiedevano se era possibile cambiare il proprio nome in maniera gratuita. Sapete che dal penultimo aggiornamento hanno dato la possibilità di fare un cambio nome al mese, però se non ricordo male spendendo qualcosa, non ho ben chiara la cosa perché non mi è mai servito cambiare il nome, ma con questo aggiornamento una possibilità di cambio nome completamente gratuita, quindi ringraziamo anche per averci ascoltato. Tra l'altro, da adesso, ragazzi, l'M14 EBR, lo conoscete, il fucilozzo, potrà essere trovato su Gilly Island, che è praticamente la mappa, la prima mappa, la più vecchia, quella che tutti conosciamo, del nostro Rules of Survival. Hanno sistemato anche l'effetto di rinculo dell'ultimo fucile a pompa introdotto insieme a tutte le nuove armi, che è il VRO, si trovava davvero troppo scomodo da poter usare, sistemato anche quello. Hanno sistemato il colore dell'erba nella Fearless Fjord, l'hanno resa un pochettino più scura, a me non me ne frega perché tanto gioco la Simple Mode e quindi l'erba non ce l'ho. Hanno sistemato e migliorato gli effetti di collisione e anche sistemato il problema che succedeva ogni tanto sparando a un edificio lontano, il proiettile attraversava i muri. Non si è ben mai capito come era possibile questa cosa. Modifica e miglioramento anche della minimappa, quella in alto a sinistra,
solo in Fearless Fjord. Non sappiamo bene di che cosa si tratterà questo miglioramento, ma loro così ci dicono. Ci dicono anche che adesso, quando ci andiamo a curare, quando usiamo le bende, quando ci rosiamo, visto che siamo sotto San Valentino, solamente l'arma equipaggiata sparirà temporaneamente, mentre invece quella dietro si continuerà a vedere. Hanno, ragazzi, messo un'interfaccia che si chiamerà Benefici nel menu Team Up. Praticamente, in poche parole, quando andiamo a comporre il team per giocare allo squad mode, per giocare al duo mode, per giocare al fire team mode, i giocatori potranno comunque andare nello shop, acquistare i vestiti, cambiarsi d'abito, non sappiamo bene, acquistare gli oggetti, richiedere punti attività. Ci viene detto così, magari qualcosa di nuovo che ancora non ci è stato chiaramente esplicato potrebbe arrivare sotto questo punto di vista. Hanno migliorato, ovviamente, questo ce lo ricordano sempre, ci tengono molto a ricordarcelo, misure anti-hacking, in questo modo molto molto più forti, efficaci, anche se io sinceramente non vedo più hacker rispetto a quanti ne vedevo 2 mesi fa, quando abbiamo iniziato con questa lunghissima saga di Rules of Survival. Hanno sistemato le animazioni secondarie, i suoni e regolato alcuni effetti speciali, probabilmente riguardo alle esplosioni o ad altre cose che non ci sono state specificate. Hanno ridotto a zero la possibilità dell'errore che veniva fuori quando dovevamo scaricare la nuova mappa Fearless Fjord. Per fortuna, lo sappiamo, ci hanno dato anche i 2000 di gold per scusarsi dell'inconveniente. Adesso è tutto a posto. Hanno aggiunto l'indicatore della bandiera nazionale nella lobby di quando si va a creare una squadra. Quindi, se stiamo giocando con l'auto add, per dire, quindi ci aggiunge giocatori che non sono tra la nostra lista di, tra la nostra lista di amici, possiamo, come si dice, sapere anche da che nazionalità provengono. E questa bandiera nuova, questo nuovo indicatore che segna appunto la nazionalità del giocatore, viene anche inserito nella scheda del menu della classifica, in modo che così sappiamo bene un'informazione in più sui giocatori. Hanno aggiunto un nuovo pulsante che si chiamerà condividi nella schermata iniziale del menu di Fearless Fjord. Praticamente potremo condividere i risultati della nostra battaglia sui nostri social. Ci sta. Allora, qua ci dicono, ragazzi, hanno sistemato l'immagine di sfondo del caricamento, hanno migliorato notevolmente, dicono, l'interfaccia dell'anteprima delle armi da fuoco. Quindi probabilmente quando le andiamo a vedere, se dobbiamo cambiargli per esempio la camo, la skin, no? E poi ci dicono aggiunte delle istruzioni paint jobs, quindi lavori di pittura. Aggiunto questo, cioè dopo che i giocatori hanno equipaggiato una camo, dovranno toccare il pulsante equip sia sul veicolo per poter applicare la verniciatura. Non è molto chiaro bene che senso abbia questo aggiornamento, questa modifica. Sicuramente andremo a scoprirlo bene il 13 febbraio, proprio con la nostra pelle. Allora, dicono anche che hanno sistemato la funzione della conversione degli articoli, quindi credo ci diano un pochettino più di pezzi del puzzle quando andiamo a vendere i ripetibili. Hanno aggiunto e migliorato i filtri delle rarità dei vari oggetti, quindi non comune, rara, epica e leggendarie nel look di conversione. Continuano a sistemarli bene perché non si sa bene come mai non sono ben soddisfatti di quello che già hanno sistemato nell'aggiornamento precedente. Hanno ottimizzato anche il colore e l'animazione della nuova sezione dedicata alle missioni quotidiane che dobbiamo andare a svolgere se vogliamo aprire un po' di supply box extra. Prima di andare avanti, ragazzi, però ve lo ricordo sempre di lasciare un bel pollicione in su se vi sta piacendo questo video aggiornamento. Mi raccomando, iscrivetevi anche al canale, e se volete giocare con me a Rules of Survival tutti i giorni dalle 14, oramai sono mesi che ci siamo in live, se volete fate pure un salto, cercheremo di giocare assieme.
hanno sistemato e aggiunto dei nuovi effetti sonori agli anti, quelli che troviamo, i veicoli volanti, quelli che troviamo nella Fearless Fjord. Hanno aggiunto degli effetti sonori per le mine anti-uomo, le Claymore, in poche parole. Hanno sistemato anche, hanno ottimizzato lo scenario complessivo di Fearless Fjord, ci tengono a questa mappa, ci tengono, e hanno migliorato anche la zipline. Tanto qua vedo che va sotto il Blade, grande Blade, che è il tipo da cui ho preso il video, GG per Blade, che era molto divertente, lo facciamo ripartire, tanto abbiamo quasi finito. Hanno risolto, hanno aggiornato la musica, grande Blade, non so che tu sia, hanno aggiornato la musica di Fearless Fjord, quella della Prep Zone, la chiamano loro, quindi l'inizio, in poche parole, dove c'è la lobby principale, migliorata, come vi stavo dicendo qualche secondo fa, la zipline, in modo per avere i movimenti più naturali. Per quanto riguarda l'ultimo punto, ragazzi, che sono i bug, hanno risolto, e ce lo vogliono ricordare nuovamente, che hanno risolto il bug dove la mappa di Fearless Fjord non era possibile da scaricare. L'abbiamo provato tutti, adesso è a posto. Hanno risolto un bug in cui entrando nel gioco dava una schermata nera e il gioco si bloccava. E per terminare hanno risolto un bug in cui l'illuminazione interna delle case nel centro di ricerche nella Gill Island era un pochettino troppo luminosa. Beh ragazzi, questo era tutto quello che concerne l'aggiornamento del 13 febbraio intorno alle 10:30 del mattino, come fanno sempre. Io vi ringrazio per essere stati qua ed aver guardato questo video. Bel pollicione in su, una bella iscrizione al canale e noi ci vediamo presto. Ciao!